Royal Pop Art è stato scelto per identificare il taglio che abbiamo dato a questa esposizione, nel senso che essendo un'esposizione al mare d'inverno, appositamente abbiamo scelto di usare tutti i temi divertenti, opere colorate e che fosse un'opera che si integrasse dentro il locale, abbellendolo, impreziosendolo, ma senza snaturarlo. La pop art di Maurizio Ceccarelli, il talentuoso artista imolese, ma d'adozione cervese, approda anche sulla spiaggia del mare d'inverno di Milano Marittima dall'8 novembre al 2 dicembre presso il Royal Beach, dove i visitatori e i clienti, complice l'accattivante fascino del mare d'inverno, potranno immergersi liberamente ed in totale relax anche nell'universo creativo di Ceccarelli, già da tempo consacrato a notorietà grazie alle sue eleganti, discrete e malinconiche geishe. Come nasce la tua arte? Allora, diciamo che tantissime volte la incontro nei miei viaggi, la incontro per strada, noto qualcosa che mi colpisce, può essere un cartellone pubblicitario, qualcosa che vedo in un negozio, un tessuto, e dico questo è interessante, vale la pena conservarlo e farci un'opera d'arte. Altre volte, diciamo che non è proprio così fortunato, vado proprio alla ricerca in mercatini delle pulci, negozi specifici, collezionisti di poster, e quindi cerco proprio la cosa particolare di un determinato periodo e l'abbino con cose trovate più in modo naturale. Come prima regola, una mia regola personale d'artista, l'opera deve essere esteticamente bella agli occhi. Io penso che quando un mio cliente rientra a casa e si trova la sua opera deve dire ah, bella, si ferma e la guarda. Allo stesso tempo non può essere solo bella esteticamente, ma deve lanciare un messaggio. Quindi diciamo che le mie collezioni hanno due o tre filoni principali. Abbiamo il filone degli animali e l'estinzione degli animali, dove ho realizzato 10-15 sculture dedicate agli animali in via di estinzione, e mi piaceva l'idea che fosse la scultura di questo animale a lanciarci il suo messaggio e a portare la nostra attenzione. In questo caso ho utilizzato ad esempio dei gorilla, un orso polare, quindi tutti animali che quando noi li guardiamo ci possono sembrare aggressivi, potenti, pericolosi. In realtà in questo momento della storia sono loro in pericolo e in qualche modo hanno paura di quello che noi stiamo facendo nei loro confronti. Geishe è sicuramente il filone dove sono più riconoscibile come artista, sicuramente è quello più apprezzato, quello più trasversale, che piace a uomini, piace a donne, piace a coppie, e ha un'immagine molto rilassante, quindi anche quando è a casa delle persone rimane discreta. Ha questo sguardo che non ti guarda direttamente, come se lei stesse pensando in qualche modo, e quindi è molto rilassante. Questo nuovo filone è sempre dedicato un po' alla natura, nel senso che l'opera è realizzata completamente con elementi naturali. Quindi abbiamo un albero, delle spugne marine e dei fiori, anche questi tutti riportati sul blu del mare, e le farfalle che si vanno a integrare con un altro filone che in questa mostra non è presente, ma l'ha trovato in altre esposizioni. Quelli un po' più pop fanno parte di un lavoro fatto una decina d'anni fa, e in quel caso ho proprio utilizzato personaggi iconici, Ayrton Senna, Amy Winehouse, in questo caso qui abbiamo Brigitte Bardot, Raffaella Carrà, tutte persone che nel loro campo sono stati dei numeri uno e hanno lasciato un segno nella storia. Qui al Royal sicuramente sono felice di fare una cosa nell'inverno al mare, nel senso che d'estate tutti arrivano a proporre qualcosa, e invece nella nostra località è bello che comunque uno possa venire anche d'inverno e trovi qualcosa da vedere. In questo caso una mostra gratuita, aperta dalla mattina alla sera in un bellissimo locale. Royal Pop Art. Royal Pop Art.